Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti a questa presentazione organizzata sempre dalla libreria Ibis. Questa sera abbiamo con noi Michele Moramarco, che abbiamo già avuto altre volte e conosciamo, ma qui ripeteremo qualche dato biobibliografico, e presentiamo il suo libro La via massonica, che è una delle sue fatiche più recenti. La più grande in assoluto è La nuova enciclopedia massonica, che è un'opera che per la mole e per i contenuti si è imposta e si impone a livello bibliografico in Italia certamente come punto di riferimento per qualsivoglia ricerca di massoneria o di massonologia, come amano dire i francesi. Moramarco è un autore prolifico, non è nuovo a fatiche di questo tipo, e si muove trasversalmente fra l'ambito della filosofia della religione, della spiritualità, delle tradizioni zoroastriane, dopo dirò qualcosa di più, sulla massoneria, che è stato uno dei suoi amori giovanili e lo è tuttora, anche se ci ha fatto conoscere tanti anni fa, e insomma resta forte, una forte impronta, cioè una pietra di fondamento. E poi si è interessato di musicologia, si è interessato di storia dello spettacolo, a contiguità quasi colpevoli con ambienti del cabaret, i gufi e non solo. Io da quando lo conosco, sono ormai 30 anni, sempre l'ho sentito parlare con calore e trasporto del mondo del cabaret, perché c'è una componente legata all'umorismo che fa parte di un sorriso fondamentale che è la prospettiva con cui guarda la vita. Ha composto brani strumentali, canzoni, insomma, ma per quello che ci riguarda le opere più importanti sono le opere legate alla massoneria. Credo, ma dopo ce lo dirà lui, che la nuova enciclopedia massonica sia in corso di ripubblicazione, una riedizione riveduta e corretta, anche se i tre tomi che costituiscono l'opera originale sono già di per sé estremamente corposi, ma insomma l'opera di Moramarco si è distinta fin dall'inizio, quando ha scritto dei libri molto più snelli, perché i contenuti sono sempre da leggere con grande attenzione e da meditare con grande cura. Questo per una ragione anche precisa, che è il motivo per cui, appena ho visto il suo libro in libreria, me lo sono preso subito, avidamente, senza aspettare che lui me lo regalasse come avrebbe desiderato fare. Ed è che Moramarco è uno in Italia dei maggiori conoscitori della massoneria anglosassone. Vuoi inglese, ma vuoi anche americana. Non è certamente l'unico, ma siccome la matrice da cui la massoneria proviene è sommato una matrice anglosassone, conoscere da vicino, di prima mano, la massoneria, ripeto, sia inglese che americana, come la conosce lui, non è cosa da poco, perché in Italia, sul continente, non solo in Italia, ma anche sul continente, è un tipo di massoneria che ha un'impronta abbastanza diversa da come i massoni ordinariamente sono abituati a vivere e a considerare. E invece è estremamente interessante, c'è una diversità di fondo su cui adesso dirò alcune parole, che è sostanziale. Se noi leggiamo la manualistica fondamentale sulla massoneria che viene pubblicata sul continente, quindi mi riferisco con l'esclusione del mondo dell'Inghilterra, ma vale per tutti i paesi dell'Europa, insomma.
Le tesi di fondo sulla natura della massoneria e sull'essenza della massoneria sono sostanzialmente due. Sono di più, ma sostanzialmente sono due. Una la vuole fondamentalmente come una società filantropica, essenzialmente filantropica, che ha sostanziato di sé l'illuminismo, quindi fondata sui valori della ragione, fondata sui valori della tolleranza, fondata sui valori dell'ecumenismo, e questo è un punto molto importante su cui tornerò, ma tutto sommato un'impostazione filantropica. Un'altra corrente vuole la massoneria come l'erede degli antichi misteri. Detta così è sparata molto grossa, perché trovare un credo union fra Eleusi e Londra non è così semplice, ma dal punto di, se non altro dal punto di vista ideologico, la cosa non è così strampalata come potrebbe sembrare. Però il discorso è che fondamentalmente c'è questo richiamo ad antiche conoscenze, anche pre-cristiane, al mondo dei misteri, con tutto quello che questo comporta anche di mitico e anche di talvolta di aleatorio. Il mondo della massoneria anglosassone invece si è ritagliato una nicchia, anche dal punto di vista bibliografico, abbastanza diverso, perché se noi andiamo a vedere non c'è né un'insistenza così forsennata sui principi della ragione, sui principi dell'illuminismo, né un'insistenza così forsennata sugli antichi misteri, ma c'è una netta impronta religiosa e nella fattispecie neotestamentale. Mora Marco, da storico della massoneria e studioso dei contenuti della medesima, sfronda il discorso e va alla radice dicendo: come fenomeno la massoneria risale ai costruttori del Medioevo, alle corporazioni di mestiere del Medioevo. Poi c'è stato un momento di transizione per cui l'esercizio del mestiere, l'esercizio della costruzione dei templi, l'esercizio architettonico è passato in secondo piano e l'aspetto simbolico legato al costruire, legato all'edificare è venuto in primo piano. Quello che ordinariamente si chiama massaggio, Freud è terribile in queste cose, passaggio dalla massoneria operativa alla massoneria speculativa. Michele Moramarco rivendica nei suoi libri, sostiene fortemente una cosa che nella pubblicistica italiana, nella manualistica italiana non si trova quasi mai. Signori, i massoni operativi, le corporazioni di mestiere erano di chiara professione di fede cristiana. La massoneria prima del 1717, la massoneria dei costruttori, quelli che per davvero edificavano i templi e poi oltre ad edificare i templi sviluppavano anche il lato simbolico dell'arte tettonica, dell'arte del costruire, era una massoneria cristiana e non era un cristianesimo di maniera, era un cristianesimo sostanziale che si appoggiava ai sacramenti della Chiesa anglicana piuttosto che della Chiesa cattolica, ma un cristianesimo sentito. Perché dico questo? Perché a differenza di quello che succede sul continente, questa cosa sopravvive ancora oggi in Inghilterra. Se noi andiamo, c'è una forte componente della massoneria anglosassone che è fortemente cristiana. Stavo dicendo che in numerosi corpi rituali, non li chiamiamo superiori, li chiamiamo gradi aggiuntivi, come loro giustamente dicono, è richiesta formalmente la professione di fede cristiana e trinitaria. Penso all'ordine reale di Scozia, penso al rito scozzese antico e accettato. In Inghilterra non si entra, non si passa dalla massoneria universale, illuminista finché volete, filantropica finché volete, basata sui principi della ragione finché volete, non si entra nel rito scozzese se non si fa una chiara professione di fede
cristiano. Tant'è vero che si accede direttamente a cominciare dal 18° grado, non come avviene in America o da noi, cominciando dal 4° e così via. E per chi conosce la massoneria, il 18° grado, il sublime principe della Rosa Croce, è un grado di netta, chiara ispirazione cristiana. Tornando alla storia, è giusto dire questo, che può diventare, per chi conosce la realtà storica, una scoperta dell'acqua calda, ma ripeto, nei nostri paesi, parlo dell'Italia, della Germania, della Francia, non lo è. La massoneria, prima del 1700, era aveva una chiara impostazione cristiana. Vale a dire che in maniera esplicita o in maniera implicita era in qualche modo ovvio che il cosiddetto grande architetto dell'universo si identificava con la figura del Salvatore, di Gesù Cristo. Anche di Dio Padre, insomma, dei due c'è abbastanza contiguità. Questa cosa all'interno della massoneria anglosassone ha significato moltissimo, perché nel passaggio dalla massoneria antica alla massoneria moderna il rituale ha subito delle modificazioni numerose, a cominciare dall'introduzione del grado di maestro, ma poi via via sono stati aggiunti gradi ulteriori aggiuntivi: il Sacro Arco Reale di Gerusalemme, il Mark Master, maestro del marchio, Royal Arc Mariner, eccetera eccetera eccetera, che significano molto per la comprensione della massoneria. Ma sostanzialmente si sono sviluppati due grandi tendenze, dette degli antichi e dei moderns, che hanno sviluppato un modo di lavorare, anche di sensibilità verso il rituale, abbastanza diversa. Gli antichi erano quelli che si rifacevano pretendevano di rifarsi alle mode, cioè agli usi muratori precedenti, il 1717, i moderns invece erano molto più protesi ad uno sviluppo dell'arte tettonica e ad un'evoluzione. Contrariamente a quello che si crede, contrariamente a quello che si dice, contrariamente a quello che si legge, chi ha sviluppato il mito, che forse il mito non è, ma lo appare sicuramente come tale, della massoneria come erede degli antichi misteri, non sono stati gli ancient, cioè coloro che in qualche modo si rifacevano a un vecchio modo, a un antico modo di praticare l'arte tettonica con simbolismi e rituali annessi, ma sono stati i moderns, cioè quelli che hanno fatto la nuova massoneria, la massoneria speculativa dopo il 1717, che hanno in qualche modo, possiamo anche toglierlo in qualche modo, innovato. Sono stati loro che hanno detto: il cristianesimo in senso così stretto è un retaggio troppo stretto per noi. Noi vogliamo fare due cose: rifarci all'Antico Testamento, quindi togliendo la figura del Cristo così ingombrante, se mi passate il termine, dal punto di vista simbolico naturalmente, rifacendosi esclusivamente all'Antico Testamento, era possibile parlare un linguaggio comune, il linguaggio legato alla costruzione del Tempio di Re Salomone, che in qualche modo poteva tendere la mano a tutte le comunità cristiane. Quindi si poteva cercare di superare la divisione fra protestanti, cattolici, anglicani, le varie confessioni cristiane, perché se noi ci rifacciamo all'Antico Testamento e prescindiamo dall'interpretazione del Nuovo e dalle diversità teologiche dell'interpretazione del Nuovo, troviamo qualche cosa su cui ci possiamo affratellare, non solo, ma questo consente di fare un passo indietro ancora ulteriore, che è quello alle religioni del libro, e quindi di prendere dentro gli ebrei e di prendere dentro i musulmani in qualche modo. E qui viene fuori un valore aggiunto della massoneria che è importantissimo e sarà importantissimo.
e che ha il valore dell'ecumenismo. Non ci facciamo infinocchiare dai discorsi preparati, dai discorsi giornalistici. L'ecumenismo non è un'invenzione della Chiesa Cattolica, men che mai degli ultimi papi, a cominciare dal beato Karol Wojtyla. L'ecumenismo è un'eredità netta, schietta, precisa della massoneria. Anzi, diciamola tutta, è stato uno dei motivi che hanno condotto alla scomunica e l'hanno fatta ribadire, perché ciò che la massoneria non poteva assolutamente tollerare, scusate, ciò che la Chiesa Cattolica non poteva assolutamente tollerare nel Settecento, ancora nella prima metà, era che delle persone di confessione religiosa diversa, ma ancorché cristiana, protestanti, cattolici, anglicani, cioè, si abbracciassero fra di loro chiamandosi fratelli e lavorassero insieme. Era considerato un'eresia, era davvero ragione di scomunica il fatto di abbracciare, che un cattolico abbracciasse un protestante e lo chiamasse fratello, perché invece dottrinariamente ci doveva essere lo scontro. Ripeto, quando io ero bambino c'era ancora il cardinale Lercaro, e il cardinale Lercaro dal pulpito di Bologna diceva che se uno non era stato battezzato con i sacramenti della Chiesa Cattolica in paradiso non ci andava, anche se aveva il battesimo di un'altra religione cristiana, ma quello non era valido come sacramento. Ancora ai tempi di Wojtyla vorrei andare a riprendere i contenuti della Dominus Iesus, in cui l'ultima enciclica emanata da Giovanni Paolo II, ma di fatto redatta da Ratzinger, in cui c'è uno scontro con le altre confessioni cristiane, non uno scontro, una presa di distanza rispetto ad altre confessioni cristiane, quindi il discorso dell'ecumenismo è molto di là da venire, e questo è un merito della massoneria, anche se è un merito dei moderns, eccetera, eccetera. Però, detto questo, la realtà storica non può essere mistificata. Cioè, il fatto di dire che l'ecumenismo e questa pluralità del discorso religioso, che è senz'altro un grande valore aggiunto dalla massoneria, perché io attualmente sono in sonno, ma lo fui un tempo, e mi ricordo quando nella mia loggia è stata iniziata una persona di fede islamica e abbiamo aperto i lavori sul Corano e c'era questo senso di fratellanza, dove le persone si abbracciano e si riconoscono fratelli al di là delle differenze di culto e di credo religioso. E credo che se si vorrà divenire ad una pace religiosa effettiva, non di maniera, fra i popoli, questo discorso sarà una chiave di volta fondamentale. Quindi storicamente questo è davvero un preziosissimo contributo, e non è certamente l'unico, che ha dato la massoneria. Però non si può misconoscere il fatto che originariamente era cristiana. La matrice della massoneria è cristiana, anche nella sua simbologia. Un elemento invece che può servire da ulteriore affratellamento, questa volta vero, non di maniera, non di facciata, perché quando io vi dico, nella mia loggia abbiamo iniziato un fratello africano che era di fede islamica e abbiamo aperto il lavoro sul Corano, ve la metto facile, però in realtà non è così facile. Cioè, non è che uno prende il volume della legge sacra, lo cambia ed è tutto fatto. Noi l'abbiamo fatto, nello spirito è stata una cosa meravigliosa, ma tecnicamente non è così semplice da farsi, perché poi ci vogliono delle concordanze simboliche, cioè il testo deve servire per un lavoro rituale e si deve prestare a questo lavoro rituale, per cui deve dire delle cose che io poi devo vivere ritualmente assieme alle altre persone. Se parla di altro, è chiaro che c'è una discrepanza fra quello che faccio e il valore che attribuisco, se non altro formale, al testo su cui lavoro. Viceversa, in massoneria, ancora una volta nella massoneria anglosassone, è stato sviluppato un discorso che Michele Moramarco nella sua storia, nei suoi studi, ha approfondito moltissimo, di cui spero che ci vorrà parlare fra le altre cose, che è la massoneria noachide e il rito noachita. Perché, come diceva una grandissima figura, che è stato il rabbino Benamozeg di Livorno a metà dell'Ottocento, se c'è un punto attorno al quale le cosiddette religioni del libro si possono trovare, sono le leggi noachide.
i sette principi noachidi, che non solo possono affratellare ebrei, musulmani e cristiani, ma possono affratellare qualunque essere umano, perché i principi che sanciscono sono i principi di una religiosità universale che non conosce confini, non conosce frontiere. Una legge morale, forse ancora più. E qui veniamo al dunque, la puntualizzazione di Michele Moramarco è una legge morale. Una delle cose che mi piace di più del suo libro, ma questo è un fatto, se volete, personale, e mi piace di più anche della sua figura di studioso, che di persona, è il rigore con cui affronta la tematica massonica. E questo rigore si manifesta concretamente nel sottolineare 10 volte, 100 volte, 1000 volte l'importanza della questione morale. Perché la massoneria è conoscenza. Conoscenza di un sistema simbolico che di per sé è ricchissimo di sviluppi e di applicazioni, però posto che parliamo di arte tettonica, cioè di arte del costruire, gli edifici che noi vediamo sono bellissimi, fortissimi, meravigliosi, ma ci deve essere una parte che non si vede sotto, che si chiamano fondamenta, senza le quali l'edificio più meraviglioso non sta in piedi. Il fondamento di tutto quello che è la massoneria è il perfezionamento morale dell'individuo. Se non c'è questo, se non c'è questa tensione, che in genere dovrebbe partire da un'ardente religiosità, vissuta come volete, non necessariamente in un modo o nell'altro, ma una reale e ardente religiosità, se non c'è questo, non ci può essere neanche un sincero desiderio di lavorare al proprio perfezionamento morale. Se non c'è un autentico perfezionamento morale, tutto il resto dei discorsi viene meno, implode, perché diventa aria fritta. E il problema vero della massoneria, non solo continentale questa volta, ma anche anglosassone, è il problema morale. Perché molto spesso nel passaggio dalla teoria alla pratica il sistema è bellissimo, 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 ma le persone che sono quelle che sono e i tempi non giocano a favore di questo discorso. Perché senz'altro nel Settecento, nella prima metà dell'Ottocento, forse anche nella seconda, le cose erano diverse. Poi c'è stata una degenerescenza. Non voglio parlare della P2, perché la P2 non c'entra niente. La P2 è veramente una cancrena che ha colpito una cosa molto chiusa all'interno del Grande Oriente d'Italia. La P2 non è massoneria, è un cancro proliferato all'ombra della massoneria, ma non c'entra niente, io non sto parlando di questo, sto parlando di cose molto meno gravi, che però sono più diffuse e sono una realtà quotidiana per chi frequenta le logge. Gli ideali della massoneria non vengono vissuti, non diventano sangue e carne e quindi restano una parola vuota. Quello che a me piace, ma magari è un discorso mio, è questa tensione che Michele Moramarco esplicita a parole in maniera molto chiara della necessità di un rigore morale per fare questo tipo di cammino, che non riguarda solo la massoneria ma riguarda qualunque tipo di cammino iniziatico, perché se non c'è questa base molto difficilmente si può combinare qualcosa di buono. Hai detto bene, permettimi l'interruzione, sai che incoraggiamo sempre. Parlando di tensione, no? Perché chi accampa o pretende un rigore morale spesso incorre in quello che in inglese si chiama self-righteousness, cioè la presunzione di essere delle epifanie, delle manifestazioni di giustizia, che è un peccato di superbia dal punto di vista cristiano, per cui giustamente direi che la parola immagino non sia casuale, ma comunque sia mirato il punto, è tensione verso la rigore fondante, cioè il tuo riferimento alle fondamenta è assolutamente appropriato, tensione a un rigore fondante, vuol dire presunzione di alcun tipo. Vorrei anche ricordare, per evitare facili equivoci o semplificazioni,
che Pitagora, nei versi d'oro, raccomanda di non chiudere mai gli occhi al sonno se prima uno non ha passato in rassegna per tre volte le azioni della giornata, facendo di fronte a se stesso, col proprio metro, una valutazione del proprio comportamento. Poi il voto, la soluzione alla condanna se la dà da solo, quindi se non è cretino è ovvio che deve essere il primo e il migliore giudice di se stesso, il più rigoroso. Altro elemento fondamentale che è strettamente associato a tutto questo discorso ed è importantissimo in tutta la massoneria del mondo anglosassone, e quindi viene fuori nel libro, è il tema della ricerca della parola perduta, che è il tema fondamentale di tutto l'iter massonico. È una simbologia di fondo legata alla costruzione del tempio. C'è una parola che passa, che viene utilizzata per riconoscersi, ma anche per conoscere. È una parola evidentemente importante, c'è una serie di parole, ma alla fine ce n'è una importante, che nella tragedia che colpisce l'architetto che edifica il tempio di Re Salomone, Hiram, va perduta. E uno dei temi di fondo di tutta la massoneria, forse il più importante, è la ricerca della parola perduta. Ora, io nei miei anni di militanza massonica ho sentito parlare di tante cose, ma quasi mai di parola perduta, di ricerca della parola perduta. Perché questa parola è intesa come parola quasi tecnica legata all'edificazione del Tempio di Salomone in un riduzionismo. Non è un problema fonetico La parola perduta in realtà è il logos, cioè la parola che costruisce il cosmo e che compatta ed unisce il cosmo, essendo di essenza divina e essendo la prima manifestazione della divinità, che viene in qualche modo lacerata dalla colpa antica dell'avversario o dalla rottura dei vasi, come si dice nella Kabbalah, quando appunto l'Adamo primordiale si fratturò e si disperse in mille nascite. Quindi la parola perduta è un'allusione misterica, ma in realtà criptomnestica, cioè un ricordo che si ha a livello profondo di un tempo in cui ogni parte dell'universo era armonicamente dialogica. La parola perduta è la parola che consente di comunicare con tutti i dipartimenti dell'essere. È una parola cosmica, per cui parlarne è difficile perché appartiene all'ineffabile, ma tu capisci che se poi la si confonde con la semplice parola di passaggio per il grado di maestro o per anche per la, appunto, una parola d'ordine, soltanto una password diciamo di accesso a una tecnica, è chiaro che non funziona, anche perché probabilmente la tecnica non c'è. Non è che si arriva alla riassimilazione, alla riconquista della parola perduta attraverso la tecnica, ma attraverso quella che la Kabbalah chiama una Kavanah, cioè una intenzio, un andare incontro con empatia e con desiderio, il desiderio martinista. Il termine logos si traduce verbo, si traduce parola, quindi prima si parlava del grande architetto dell'universo, nella tradizione cristiana prima e ebraica cabalistica dopo. Dio crea con la parola è strumento di creazione, quindi le amplificazioni simboliche di questo discorso sono del tutto evidenti a sottolineare il fatto che la ricerca della parola perduta non è semplicemente un fonema che deve far succedere questo o quell'altro, ma è molto di più. Ma nel libro ci sono delle suggestioni interessantissime che io ho letto con grande piacere, perché, ripeto, nei libri che escono in italiano di solito dalla missione si trovano delle osservazioni veramente penose su questo argomento, per cui mi fa piacere che ogni tanto, siccome all'estero invece le cose vanno un po' diversamente, so che Michele ben conosce anche le pubblicazioni che vengono fatte all'estero, mi ha fatto molto piacere. Uscimo con La Loggia Intelletto e Amore e alcuni altri isolati soggetti in varie parti d'Italia, e venne stilato questo manifesto che presentava
diciamo, la visione della muratoria tradizionale, quindi quella dei muratori medievali, quella precedente le grandi logge che hanno contribuito, dandosi un'organizzazione capillare e diffusiva a fare conoscere la muratoria nel mondo, da una parte, questo può essere un merito, dall'altra hanno diluito moltissimo il crisma dell'arte muratoria e lo hanno aggravato, zavorrato con la moltiplicazione di cariche, di titoli. Il fondamento primo della vera massoneria è la fede nel Dio vivente altissimo, Padre celeste e supremo architetto dei mondi. Come si apprende dal manoscritto Graham 1726, in cui fra detriti è custodita la parola perduta, la fede è il substrato e potenza della visione spirituale. Senza fides, fiducia nel vettore divino della vita, e senza un vivido senso della meraviglia, i portali del mistero di luce restano sigillati. L'arte muratoria punta a fortificare l'una e l'altra facoltà mediante il simbolismo della costruzione, con i suoi mirabili annessi geometrici, numerici, cromatici, astronomici, operativi, eccetera, e l'esercizio del pensiero analogico, anch'esso costruttivo nella lettura del cosmo. Ogni libero muratore è educato a ricercare e glorificare il divino intelletto d'amore, distillandone i segni luminosi, saggi e benevoli, dunque costruttivi in ogni aspetto della realtà e in ogni alveo spirituale. E questo lo spirito universale dell'arte muratoria, che tuttavia non deve né può in alcun modo velare o rinnegare sotto pena di estinzione il proprio nucleo assiale, il cuore dell'arte che dimora nel Cristo, da cui l'ordine fluisce ab origine e che ha raccolto via via con quella ebraica le tradizioni pitagorica, ermetica, zoroastriana ed altre. Fu il Cristo, infatti, portato dall'esteriore all'interiore, una volta per tutte, l'idea del Tempio, a rivelare le eterne fondamenta della muratoria spirituale. Le lectures dei gradi devono ammaestrare i fratelli su queste direttrici e sulla loro fonte arcana, quella noachide. Infatti, come si deduce dal manoscritto Graham, la leggenda di Hiram trae sostanza da una più antica evocazione di Noah o Noè. L'ateismo e la superstizione sono incompatibili con l'arte muratoria, portatrice di quella sana ragione spirituale che Dio conferì agli uomini affinché l'applicassero con l'intuizione ad esplorare il visibile e l'invisibile. Dai, già qualche cosa di quello che volevo. Allora, io volevo cominciare questa breve riflessione, che poi spero si possa alimentare di una interazione con l'ottimo Loris, che ha introdotto da par suo questa conversazione, e anche da parte di tutti gli amici, qualcuno lo so già, insomma, che ha delle competenze su alcune tematiche che sono già uscite e che usciranno. E quindi sarei veramente molto felice che ci fosse una piccola sinfonia in questo senso. Non si tratta di una conferenza, anche perché io non credo alle conferenze, cioè credo alla psicotematica nel campo della ricerca muratoria, a un linguaggio che sia evocativo, simbolico, aforistico, e poi dopo apra degli spazi e venga rimandato a seconda delle percezioni personali e delle elaborazioni, termine massonico legato al lavoro, elaborazioni personali di ognuno di quelli che ascoltano. Questo è lo scopo. Io comincio con questa citazione di una recensione che gentilmente ha fatto un amico, che è l'architetto Gianfranco Cuccoli, qua presente, segretario della Fondazione Biblioteca Bozzano de Bono, il quale recensendo, insomma,
mio lavoro ha cercato una prospettiva diversa, non massonologica, essendo lui addentro al tema particolare, ma legata al mondo dell'architettura, essendo lui architetto. La cosa mi ha fatto un enorme piacere, ovviamente, perché è bello vedere come viene letto un lavoro di carattere spirituale in una chiave così vicina, da un certo punto di vista, ma anche altra e diversa. Cita prima un brano delle Lectures del nostro Real Ordine, che però sono molto somiglianti a quelle del rituale Emulation inglese. In questo, l'architettura fa discendere nella pietra saggezza, forza e bellezza. Saggezza per concepire, forza per eseguire, bellezza per ornare. Essa fu la prima attività di sintesi intrapresa dall'uomo per la protezione di sé e dei propri cari dalle insidie naturali, per l'espressione di un nascente senso di armonia, per l'elevazione di preghiere in uno spazio consacrato. Mediante quest'arte, gli antichi maestri muratori miravano a glorificare il Dio vivente, riproducendo su scala ridotta i modelli cosmici che contemplavano con stupore e ammirazione. Ma poiché noi siamo muratori liberi e accettati, l'architettura consiste per noi nella ideazione, nella costruzione e nell'abbellimento del tempio interiore, con il consolidamento e l'affinamento del carattere a gloria di Dio. Questa è la citazione, e l'architetto Cuccoli dice: in questo e in altri passi del testo, questo e altri passi del testo fanno riflettere sull'innegabile, in parte desolante, panorama dell'architettura italiana e non solo. Comincio con questo perché è una bella provocazione, un brainstorming di un certo interesse. Là dove si esaltano situazioni progettuali stupefacenti, ma soprattutto deliranti, dello star system italiano e internazionale. Ci siamo dimenticati i principi più importanti che debbono essere alla base dell'arte del costruire. Così come oggi si è dimenticato che il segno progettuale deve passare dalla mente-anima alla carta tramite il gesto della mano. Perfetta e ideale continuità insita nell'uomo, anziché filtrare il pensiero e l'opera attraverso una macchina, il computer per l'appunto, riducendo di gran lunga la creatività e limitando il pensiero a mera funzione meccanica, quasi incatenato nei limiti del mezzo informatico. Quindi l'arte del costruire concreta, dice un architetto del nostro tempo, non può prescindere, se non vogliamo produrre dei mostri anche stupefacenti, anche grandiosi, però dei mostri, non può prescindere da principi sacrali. Ora, per parlare un po' dello spirito del libro, per costruire occorre liberare il terreno, sgombrare il terreno dai detriti. Ecco perché la muratoria tradizionale, cui io cerco di tenere una linea, ritiene fondamentale il pentimento come premessa a qualsiasi operazione etica o gnosiologica conoscitiva. Nella tradizione massonica moderna si è perso completamente. Non esistono più, salvo che nella forma simulacro del gabinetto di riflessione, dove la persona sta a meditare, ma in maniera del tutto surrogatoria, non è certamente un percorso e un processo reale. Il pentimento come presa di coscienza della propria lontananza dal sacro, da Dio, delle proprie mancanze. Il soggetto
che vuole intraprendere un cammino muratorio debba valutare attentamente e macerare in sé, attraverso la meditazione, la solitudine preliminare, la preghiera. Esistevano preghiere di pentimento ancora nella massoneria settecentesca, ancora nella massoneria. E durante la stessa ricezione dell'apprendista, la prima parte della preghiera che il chaplain, cioè il cappellano, pronunciava era una preghiera che ricordava il dolore dell'umanità. E come dire, la sofferenza e il sacrificio che era annesso alla condizione umana. Tutto questo è stato bellamente cancellato. E questo è un errore di portata assoluta, diciamo, nella tradizione massonica. Il pentimento ha una icona massonica stupenda, è la melancolia di Dürer. Avete presente l'incisione di Albrecht Dürer, di questa signora che sta pensando in un contesto in cui sono presenti simboli muratori, la pietra, eccetera. E la melancolia di Dürer, che peraltro fu ammesso alla loggia operativa di Nürnberg, di Norimberga, è davvero, nella tradizione rosacrociana e massonica, un oggetto, direi quasi cultuale, ma non da adorare, non da venerare come un'icona, ma al quale l'aspirante, l'uomo di desiderio, si rivolge, con il quale interagisce mediante la contemplazione per recepire, per cogliere quello spirito. Lo spirito di silenzio cosmico, di attesa, che assume in sé il dolore del cosmo. È una icona cosmica del pentimento. Come la croce di Cristo, che probabilmente era una tavola, lo sappiamo, le croci romane erano fatte in questa maniera. La croce, come noi la conosciamo, ha un simbolismo che va oltre anche il fatto storico sacrificale di Gesù, per abbracciare una visione cosmica. La croce, idealmente portata, prolungata fino all'estremo, abbraccia la sfera universale. E l'amore sofferente che sta al suo centro si irradia e trasfigura il tutto. E la croce è composta di quattro squadre convergenti. E spesso, nella prima iconografia massonica, le squadre erano disegnate in modo da formare una croce, perché si era capito, era consolidata l'idea che l'arte muratoria fosse uno strumento per una maturazione, un'evoluzione, un'espansione cristica della coscienza. Erano anche quattro le squadre che entravano in gioco. Certo. Ognuna delle tre luci, il maestro venerabile e i due sorveglianti portava la porta, certo. Poi c'era quella che restava sempre sull'ara. Ed è perfetta la tua osservazione. Ma la squadra ha anche un'altra importanza che è stata completamente, un'altra valenza che è stata completamente rimossa dalla massoneria moderna. La si intende simbolicamente come strumento di rettitudine, no? Che ci permette di fare linee e angoli corretti, precisi. Però l'angolo indica anche una svolta. E la svolta è una svolta, diciamo, nel disegno, ma nell'anima è una conversione. La squadra come memento, come ricordo della necessità di rettificare il cammino, certo, e anche di convertirlo, di cambiare direzione. In una maniera, notate, che è angolare, è acuta, cioè passaggio rapido, quello della squadra, una metanoia
è vissuta proprio con una crisi, la crisi dell'angolo, un momento di passaggio radicale, drastico. Non è una figurazione curvilinea, cioè, è proprio concepita. Ora, ed è impensabile che nella ritualità massonica si sia perso questo aspetto simbolico, convertitorio. Si parlava della malinconia e mi viene in mente, con una certa malinconia, un fratello di Napoli, Vincenzo Milone, che prima di morire aveva maturato l'idea, un'immagine, la dottrina virginale della massoneria. Lo aiutai a elaborare un po' questo concetto e uscì che per lui dottrina virginale voleva dire il fatto che la dottrina massonica può acquisire sempre nuovi aspetti, la visione massonica, la realtà, sempre nuove conquiste interiori, senza mai perdere la sua integrità. Allora io poi mi misi a riflettere su queste immagini, sull'origine. Noi sappiamo che nella tradizione cabalistica l'Adam Kadmon, l'Adamo celeste, l'Adamo primordiale, era androgeno e quindi vergine. Sofia, che secondo il testo biblico è con Dio al momento della creazione, la sapienza, è una icona virginale. Ruach, Elohim, lo spirito di Dio che soffia sulle acque come una colomba, è merachefet al pene amai. Ti ricordi questo verso sicuramente, che troviamo Ruach Elohim merachefet al pene amai, cioè aleggiava sulla superficie delle acque, ma come tu sai il verbo rachaf vuol dire anche covare, quindi c'è l'idea di uno spirito femminile che dolcemente, amorevolmente cova la creazione. Dottrina virginale, massoneria capace di ampliarsi come un grande ventre, di accogliere idee diverse, perfezionarle, unirle come tanti mattoni di un costrutto spirituale. E Maria? Come mai Maria Vergine nel Medioevo è spesso la protettrice delle corporazioni moratorie? Perché nella iconografia cristiana del primo millennio è sistematicamente descritta come tempio, addirittura anche come cava dalla quale viene tratta intagliata, ma senza che venga in alcun modo alterata la forma originaria, la pietra del Cristo. Ora pensiamo che nell'arco reale massonico, che è un corpo di perfezionamento, è importantissimo il simbolismo della pietra di volta, che viene collocata e marchiata con il sigillo dal libero muratore. Ora, cos'altro può rappresentare sotto il profilo spirituale profondo? Cos'è questo arco dal quale una pietra è tolta, questa pietra è scartata dagli operai, la pietra scartata dagli operai, che è crocefissa in termini umani, che diventa poi, che torna in realtà ad essere la chiave di volta del Tempio. Dal Tempio al Tempio, ma mediante il filtro umano. La bellezza conferita, la plasticità conferita dalla manifestazione cristica che è rappresentata dalla chiave di volta. Maria Tempio, Maria Luce, il simbolismo massonico medievale è ricchissimo da questo punto di vista. E quindi la virginalità è questa. Ora noi sappiamo che c'è tutta una riflessione fatta dai filologi e dai teologi, soprattutto da quelli che rispetto alla virginità di Maria hanno avuto le osservazioni da fare, notando che il termine ebraico che viene usato in Isaia nel passo
nel passo che dovrebbe profetizzare la nascita del Messia da una vergine, il termine usato è Alma e non Betulah, cioè il termine giovane ragazza in età da matrimonio e non vergine in senso fisico, biologico. Ma a prescindere dal fatto che le due parole poi hanno anche un'equivalenza, in quanto nell'antico Israele la giovane ragazza in età da matrimonio era spesso anche Betulah, cioè vergine. E quindi, al di là di questo, è chiaro che la lettura della virginalità di Maria va ben oltre l'aspetto fisico. Si intende questa ricettività, si intende questo sì incondizionato, questa capacità di accogliere un dolore, la spada che ti trafiggerà, di cui parla all'inizio Simeone, e quindi è qualcosa che va molto, ma molto più in là di qualsiasi definizione di questo tipo. Ma tutta l'opera muratoria deve essere virginale. Perché se tu costruisci, sei colui anche che ripara. Tu sai benissimo che Semartin chiamava Gesù Cristo il riparatore di questo cosmo leso. Il cosmo è leso, la croce del Cristo è il balsamo, nella visione cristiana, che deve riparare l'universo, restituirlo alla pienezza, alla integrità. E la muratoria è una continua rettifica, una continua costruzione per riempire ciò che è stato vuotato, per rettificare ciò che è stato deformato nelle relazioni umane interpersonali, nelle società indirettamente. Quindi la virginalità della massoneria probabilmente riprende anche la figura di Daena, la figura angelica dello zoroastrismo, che era l'ispiratrice di tutte le arti. Nella virginalità sta il candore. Il candore è la integrità della luce, che poi si articola plasticamente, si rifrange in tante forme diverse e nei vari colori, ma che è la luce vergine. Bianco come luce vergine. In massoneria il simbolismo del bianco non viene spesso sviluppato, ma è fondamentale, perché poi è la base di tutto. Gli altri colori si sovrappongono a quello. Ecco, l'uomo come raggiunge questa albedo? Ci arriva attraverso la legge e attraverso la grazia. La grazia è la opera divina sull'uomo, senza l'aiuto dall'alto, senza una continua invocazione e apertura dei centri mentali a qualsiasi influsso superno, il lavoro massonico è impossibile. Se il Signore non costruisce la casa, invano lavorano gli operai, dice la Bibbia. Però è anche vero che uno dei sensi della massoneria più importanti, che tra l'altro ha creato problemi ad alcune chiese, perché la massoneria è stata accusata di essere un'eresia pelagiana, cioè di seguire il monaco Pelagio nell'idea che l'uomo possa cooperare con Dio. Ma questa idea è presente in massoneria, è presente anche in tante forme di cristianesimo e non soltanto nell'eresia pelagiana, è un concetto fondamentale dello zoroastrismo, che ha certamente un'influenza sottile spirituale importante nella genesi della massoneria, visto che ancora nel Settecento molti documenti massonici citavano Zarathustra come addirittura come il Noè d'Oriente. Il Noè d'Oriente. E l'uomo, nella visione zoroastriana, deve essere un Hamkar, Hamkar con creatore, Ham è come cum latino, kar come karma, fare, creare, no? La stessa radice. L'uomo come Hamkar. L'uomo come Hamkar si libera da tante impurità, da zavorre, per lavorare, per ascendere,
si tiene pulito con il grembiule o con la tunica, aspira a un candore mediante il lavoro. E c'è un candore nel lavoro, intrinseco. Nel più umile dei lavori c'è un candore, si apre un biancore e una luce. Ma questo è lo sforzo umano che si incontra con la discesa divina. Insomma, il triangolo, simbolo massonico fondamentale, dall'uno ai molti, la luce scende e si divide e si espande, ma poi ritorna verso l'alto attraverso l'opera umana. Le tenebre non l'hanno compreso, sia nel senso che non l'hanno ghermito, afferrato, perché ci può tradurre anche così il vocabolo, ma anche nel senso che non l'hanno comunque assimilato. La realtà materiale si è mostrata misteriosamente, non sappiamo le ragioni, refrattaria a questa luce intellettuale, a questo intelletto d'amore che noi sentiamo nei nostri momenti più alti essere parte della nostra vita profonda e che vorremmo vedere esteso a tutto il cosmo, ma non è così. Noi stessi siamo concitatamente in conflitto con noi stessi, con gli altri, però manteniamo, sentiamo sempre questa presenza del Logos. Restaurare al massimo il Logos, l'intelletto d'amore, e questo presume candore, presume ricerca della purezza, della virginalità. La legge nasce per purificarci. Le leggi noachidi, tramandate dal libro dei Giubilei e dal Sanedrin del Talmud, assomigliano ai 10 comandamenti, ma sono più sublimate, sono più sottili. Per esempio, c'è la legge contro la crudeltà nei confronti degli animali, che non è contemplata nei 10 comandamenti mosaici. C'è la legge, la ultima, positiva, di cercare la giustizia sociale e creare corti di giustizia. Il mondo deve essere retto da corti di giustizia. Il tutto per pulire la società, per purificarla, per renderla quanto più possibile candida sul versante umano. Le 7 leggi di Noach, dei figli di Noach, cui c'è il riferimento prima, e che nella tradizione massonica hanno una certa importanza. Insieme con i 3 articoli di Noach, o della religione naturale universale, che sono esistenza di Dio, vita eterna e retribuzione del bene e del male, in vita e dopo la vita. Per praticare la legge occorre virtù, la virtù che è forza, e i rituali inglesi hanno sempre insistito su questo aspetto, e addirittura nel rituale New Nation c'è una didascalia abbastanza simpatica ed elegante nell'inglese dell'epoca delle 3 virtù teologali e quelle cardinali. Quindi cominciando da fede, speranza e carità. Carità come amore, e si dice in queste Emulation Lectures, e si ricorda il console Marcello che costruì 2 templi, uno alla virtù e uno all'onore, facendo in modo che si potesse entrare nel tempio dell'onore. Altro che tutti i titoli venduti o spacciati a buon mercato. Si potesse entrare nel Tempio dell'Onore soltanto passando attraverso per il Tempio della Virtù, in modo che ci fosse una specie di lavacro spirituale. Tu passi per questo Tempio, ti fermi, mediti e assimili ciò che la Virtù sta a significare, poi puoi passare al Tempio dell'Onore. Ma per quanto riguarda il concetto che in massoneria è abusato, e cioè quello della libertà, per cui il libero oratore è un libero pensatore, questa è un'invenzione che non c'è niente, è francese, oddio, ha una piccola premessa nel free thinking inglese di John Toland, quindi nel 700, però
è un pensatore libero. No, però nelle Costituzioni viene quando Anderson dice il libero moratore non sarà mai uno stupido ateo né un libertino irreligioso. Il libertino non si intendeva libertino di costumi, il libertino era il free thinker, erano i liberi pensatori inglesi che erano chiamati anche libertini. Sì, certo. Cioè, per cui tutti quelli che nell'ambito massonico del Grande Oriente, di queste altre obbedienze laiciste, dicono che la parola, cioè il libero pensiero, che ha un'origine precisa in filosofia, Toland, che è peraltro pregevole per tanti aspetti, molto riduttivo e molto limitativo per altri, è stato esplicitamente stigmatizzato nelle Costituzioni di Anderson, che notiamo bene sono già un documento molto blando rispetto alla tradizione massonica più antica, molto modernizzante, molto concessivo. Ecco, per quanto riguarda la parola libero moratore, sappiamo che ci sono tante teorie, no? Che avessero delle franchigie per cui i muratori, diversamente dai membri di altre corporazioni, potessero spostarsi liberamente da una città all'altra durante il Medioevo, che lavorassero sulla freestone, che era una pietra particolarmente pregiata all'epoca, e quindi ci sia stata un'agglutinazione del freestone a Mason, quindi free Mason. Però dimentichiamo una cosa fondamentale, che il parametro, il paradigma spirituale della libertà moratoria è nella leggenda dei quattro coronati, quattro scalpellini che ai tempi di Diocleziano rifiutano di scolpire un'effigie dell'imperatore, la statua dell'imperatore. E il poema Regius, che è uno dei documenti massonici più importanti e fondanti, ricorda nell'Ars Quatuor Coronatorum, che è un testo di grande bellezza anche poetica, alla fine di molte riunioni massoniche tradizionali si spezza il pane usando un testo della Eucaristia dei quattro coronati, così come riportata nel poema Regius, sta fractio panis. Beh, loro sono liberi, liberi perché rifiutano il potere, non liberi di fare quello che vogliono, non liberi di scatenare il pensiero come su Facebook questi deliranti, obbrobriosi, lo ripeto, squallidi profili pseudo-massonici scrivono e dicono robe intollerabili usando linguaggi volgari che cozzano completamente contro lo stile e l'eleganza dell'arte muratoria. E veramente c'è da sperare che ci capiti qualcosa che blocchi questa degenerazione.